Buonasera a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti al solito webinar del giovedì del progetto Acqua e Territorio di fronte al cambiamento climatico. Il progetto che prevede la formazione di giovani amministratori, intesi come giovani per età, cioè sotto i 35 anni, oppure giovani per carica. Di formazione ambientale e in amministrazione. Il progetto è stato finanziato con un bando regionale sulle politiche giovanili, dalla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ed è stato presentato a finanziamento dalla città metropolitana con le strutture delle politiche giovanili e dell'ambiente, da ANCI Piemonte, da AMCI, UNCEM e dai comuni capofila per questo progetto dei rispettivi contratti di fiume e di lago di Avigliana, Rivalta, Lanzo, Piverone, Vigone, Villar Pellice e Volvera. Gli enti hanno appunto collaborato per poter presentare questo progetto che attualmente prevede i ricorrenti webinar che sono, come dire, presentati tutti i giovedì sera e vengono poi messi a disposizione sul sito della città metropolitana come registrazioni. Quindi potete trovare tutte diciamo, le lezioni già realizzate in passato sul nostro sito e troverete anche quelle future. Invitiamo però sempre tutti a partecipare direttamente, perché è un'occasione per poter partecipare attivamente agli incontri, scambiarsi informazioni e poter fare domande ai docenti. Questa sera abbiamo una presentazione di una lezione, ritengo particolarmente attuale come argomento ed importante, perché l'ingegner Elena Dan del Centro Italiano Riqualificazione Fluviale, CIRF, ci presenterà la gestione integrata dei corsi d'acqua, il ruolo degli enti locali. Quindi particolarmente mirato agli amministratori, giovani o non, perché ovviamente accogliamo volentieri tutti, dei comuni, della città metropolitana o anche di altri comuni, per questo argomento che credo stia particolarmente a cuore a tutti. La prossima settimana ci sarà diciamo un incontro complementare, una lezione complementare alla presente, sempre di un referente del CIRF, il dottor Paolo Varese, naturalista, che ci parlerà dei vantaggi di una corretta gestione della vegetazione fluviale e perifluviale per le comunità locali. Quindi altro argomento molto caldo, diciamo, in periodi di alluvioni. In regia, che quindi supportano la presentazione dei webinar e di tutto il progetto, ci sono per la città metropolitana Emanuela Sarzotti, Claudia Rossato, Nunato Gnoni ed Enrica Gaggero, la sottoscritta Gianna Betta e per ANCI Piemonte Lara Graziano. Ringrazio ancora tutti per la partecipazione, lascio la parola a Lara Graziano di ANCI, che vi darà informazioni operative per seguire il webinar. Grazie Gianna, buonasera anche da parte mia. Io appunto vi lascio informazioni tecniche come di consueto sull'utilizzo della piattaforma. Vi ricordo che i vostri microfoni sono disattivati automaticamente, ma potete comunicare con noi scrivendoci in chat utilizzando il box domande. Vi ricordiamo di scrivere le domande precedute da vostro nome, cognome, ruolo istituzionale, comune di appartenenza e vi ricordiamo anche che se volete intervenire a voce potete prenotarvi utilizzando la funzione mano alzata virtuale presente sui vostri dispositivi. Noi vi abiliteremo il microfono appena possibile, e con la vostra autorizzazione quindi potrete fare un intervento a voce. Io vi ringrazio quindi per l'attenzione. Ricordo, come diceva la collega Gianna Betta, che il webinar sarà registrato e che sarà disponibile poi sul sito di Città Metropolitana e di ANCI Piemonte. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi auguro buon ascolto e lascio la parola alla dottoressa Elena Dan. Allora, buonasera a tutti i partecipanti, ringrazio le organizzatrici per l'invito di questa sera.
Come anticipato, sono Elena Danna, un ingegnere idraulico di formazione universitaria, quindi canonica tradizionale. Da alcuni anni sono un membro attivo del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, che da più di 20 anni si occupa di gestione integrata dei corsi d'acqua, ancor prima che questa terminologia entrasse nel linguaggio comune. Questa sera affronteremo molteplici tematiche. Affronteremo prima riparlerò diciamo, di alcuni servizi che vengono forniti dal corso d'acqua alle comunità. Successivamente entreremo nel merito degli interventi antropici, in particolare di alcuni interventi e di quali effetti questi interventi hanno sul corso d'acqua, sul suo assetto e sul suo comportamento. Successivamente vi descriverò cosa significa gestione integrata di un corso d'acqua e perché sia necessario conciliare qualità ambientale e sicurezza nei territori adiacenti ai corsi d'acqua. Successivamente affronteremo il ruolo degli enti locali, gli strumenti che questi enti hanno a disposizione nell'ottica di una gestione integrata e se ci rimarrà tempo vi mostrerò alcuni esempi di riqualificazione fluviale in Italia già attuati. Iniziamo quindi dai servizi che un corso d'acqua fornisce alle nostre comunità. E volutamente inizio dall'apporto di sedimenti alle coste, aspetto che al territorio piemontese può sembrare qualcosa di molto distante dal momento che il Piemonte non confina con il mare. In realtà, se immaginate che l'immagine alla vostra sinistra rappresenti il bacino del fiume Po, capirete come anche le zone più estreme di montagna hanno un'influenza su ciò che succede alla foce del fiume Po e sulle coste. In particolare, per capire qual è la connessione diretta tra le zone di montagna, le zone di pianura e infine i processi che avvengono sulle nostre coste, possiamo immaginare il corso d'acqua da un punto di vista strettamente morfologico come un nastro trasportatore che trasporta sostanzialmente sedimenti da monte verso valle. Questo nastro trasportatore è caratterizzato fondamentalmente da 3 zone. La zona più in alto, più in alta quota di montagna è la zona di erosione che dà apporto di sedimenti al nostro nastro. Una zona intermedia dove questi sedimenti vengono trasportati e infine una zona più a valle, quindi le nostre coste, dove i sedimenti vengono depositati. Come avviene questo apporto di sedimenti, il loro trasporto e la loro deposizione? Lo possiamo capire analizzando i processi fisici che caratterizzano il bacino di un corso d'acqua naturale partendo dalle zone più estreme di montagna, dove sostanzialmente al corso d'acqua vengono apportati sedimenti dalle frane in alta quota, dall'erosione delle sponde nelle zone in cui il corso d'acqua è confinato tra i versanti e poi dai processi che sono tipici invece delle zone di alta e bassa pianura. Quali sono questi processi? Sono l'erosione delle sponde, il sedimento che viene eroso dalle sponde, poi viene depositato, quello più grossolano, su barre e isole, oppure anche la sedimentazione del materiale più fine che va a formare nuove sponde. Tutto questo dinamismo verticale e laterale del corso d'acqua in un corso d'acqua naturale è però perfettamente in equilibrio. Ma si tratta di un equilibrio dinamico, non statico, perché sappiamo che un corso d'acqua naturalmente non è mai uguale a se stesso, né nello spazio e nemmeno nel tempo. E questo equilibrio dinamico è dato dal perfetto bilanciamento di 4 componenti fondamentali. Le 4 componenti sono la dimensione dei sedimenti, in gergo tecnico la granulometria, la pendenza del corso d'acqua e poi altri 2 elementi fondamentali, la portata liquida e la portata solida. Il bilanciamento di questi 4 elementi permette all'ago della bilancia di essere perfettamente in equilibrio e quindi, come vedete dall'immagine, non pende né verso processi di incisione né verso processi di sedimentazione. Questo sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che il fondo, la quota del fondo del nostro alveo, nonostante la dinamica verticale e laterale, nel tempo rimane comunque mediamente sempre lo stesso, quindi né si abbassa né si alza.
Parlandovi di dinamismo verticale, laterale, di dinamica in generale morfologica, vi ho accennato al fatto che all'interno del corso d'acqua sono presenti delle forme particolari, come isole e barre. Andiamole a vedere nel dettaglio. Questo perché? Perché tendenzialmente siamo abituati ad associare un corso d'acqua solo al suo canale principale, cioè la zona in cui scorre l'acqua fondamentalmente tutto l'anno. In realtà il corso d'acqua è composto da molte altre componenti, tra cui per esempio i canali secondari, che vengono attivati solo durante gli eventi di piena più estremi e quindi magari durante l'anno sono invece secchi. E poi abbiamo ovviamente le sponde in erosione che apportano sedimenti al corso d'acqua e poi abbiamo isole e barre. Anche le isole e le barre, come in generale tutto il corso d'acqua, non sono mai sempre uguali a loro stesse e cambiano nel tempo, ma sempre nell'ottica di quell'equilibrio dinamico di cui vi ho parlato. Altro servizio che un corso d'acqua fornisce alle comunità è la mitigazione del rischio idraulico. In che modo? Tramite la laminazione naturale e diffusa dei picchi di piena. Infatti, durante un evento di piena, i deflussi provenienti da monte vanno ad occupare non solo il corso d'acqua principale, ma anche le aree adiacenti al corso d'acqua. E quali sono queste aree? Sono per esempio le aree umide, vicino ai corsi d'acqua, possono essere i rami secondari e i rami morti, come abbiamo visto prima, ma anche la piana inondabile e le aree golenali. Per capire in che modo agisce questa laminazione sui picchi di piena nei centri abitati a valle, ho provato ad estrarvi una sezione del corso d'acqua, in particolare di un corso d'acqua naturale. Vedete la linea marrone identifica il profilo del terreno e vedete che durante un evento di piena non solo viene coinvolto il canale principale, ma vengono coinvolte anche le aree adiacenti al canale principale, quindi la piana inondabile, le isole vegetate e i rami secondari. In queste zone in particolare avviene la laminazione delle piene provenienti da monte. In che modo? I volumi di acqua che provengono da monte in queste zone rallentano, la velocità si riduce grazie anche alla presenza della vegetazione. Quindi i volumi provenienti da monte vengono stoccati in queste zone, rallentandoli, in parte si infiltrano nel sottosuolo e in parte vengono rilasciati molto lentamente verso valle dopo il passaggio delle portate più intense. Questo effetto di laminazione delle portate come si esprime poi a valle? Cioè, se a monte di un abitato ho una sezione di questo tipo e i volumi di acqua si spalmano su una larghezza molto ampia, occupando anche l'area adiacente al corso d'acqua, cosa succede a valle? A valle succede questo. Vi ho riportato in questo grafico l'andamento della portata nel tempo durante un evento di piena. Vedete che durante l'evento di piena la portata aumenta molto lentamente e poi dopo il passaggio del picco discende molto lentamente. Voglio che osserviate in particolare la forma di questa curva a campana, cosiddetta, che è molto spalmata nel tempo. Questo significa che i picchi della piena vengono smorzati proprio grazie a quelle aree di laminazione presenti a monte e i tempi in cui aumenta e diminuisce la portata sono molto dilatati. Altro servizio fornito dal corso d'acqua alle comunità è la capacità autodepurativa. Non me ne vogliano i biologi presenti questa sera, ne parlerò da ingegnere, che ha sempre pensato che i sedimenti fossero semplicemente degli inerti. I sedimenti però non sono solo inerti, ma rappresentano un vero e proprio substrato vivente che ospita una serie di importantissime comunità biologiche che fungono proprio da autodepurazione delle acque del corso d'acqua. Quali sono queste comunità biologiche? Ne faccio una breve carrellata. Abbiamo il perifiton, che è sostanzialmente quello strato scivoloso che troviamo sui massi nei corsi d'acqua. È una sorta di microflora importantissima perché fonte di alimentazione per la fauna acquatica.
Abbiamo poi connesso al perifiton abbiamo le macrofite, che sono specie vegetali acquatiche che si differenziano a seconda della velocità dell'acqua, dell'altezza dell'acqua e a seconda anche dei sedimenti e della loro granulometria. E infine abbiamo i macroinvertebrati, che sono degli organismi molto piccoli, maggiori di 1 millimetro, visibili ad occhio nudo. Chiunque di noi può vederli alzando un sasso all'interno di un corso d'acqua. Sono di moltissime famiglie, si specializzano e hanno funzioni molto diverse e occupano diverse zone, diversi habitat all'interno del corso d'acqua e preferendo alcuni velocità maggiori, altri velocità minori, quindi sono molto diversificati a seconda sia delle condizioni idrauliche, velocità e altezza dell'acqua, sia in funzione della granulometria. Tutte queste componenti biologiche sono fondamentali per la funzione autodepurativa del corso d'acqua. In particolare, voglio farvi notare che l'eterogeneità del substrato, quindi l'eterogeneità dei sedimenti, sia in termini di granulometria, quindi la presenza di massi, ciottoli, ghiaia, sabbia, ma anche in termini di forme morfologiche, quindi parliamo di barre, di isole, di pozze, di zone in cui invece la corrente è più veloce, sono fondamentali perché l'eterogeneità del substrato identifica l'eterogeneità, permette l'eterogeneità biologica, quindi una maggiore biodiversità di quelle componenti che abbiamo visto prima, perifiton, macrofite e macroinvertebrati. E questo ovviamente implica una maggiore efficienza della capacità autodepurativa del corso d'acqua. Affronterò adesso un tema molto dibattuto, che è la vegetazione all'interno dei corsi d'acqua. In genere, soprattutto dopo un evento di piena, la vegetazione è sempre vista come un elemento estremamente critico e che determina un aumento del rischio. In realtà vedremo in questo caso come in alcune situazioni specifiche la presenza della vegetazione arbustiva, flessibile in alveo, permette in realtà la mitigazione del rischio verso valle. In che modo? Lo vediamo in questa immagine zoomata. Vedete come la vegetazione arbustiva presente all'interno del nostro alveo ha in realtà trattenuto sedimenti e materiale legnoso proveniente da monte. Quegli stessi detriti legnosi che invece, se trascinati verso valle, potrebbero occludere le luci di un ponte o occludere una sezione stretta di un corso d'acqua all'interno di un centro abitato e quindi determinare un'esondazione e un rischio maggiore per i territori circostanti. Quindi vedete come la vegetazione non sia sempre una criticità, ma a volte invece sia fondamentale per mitigare il rischio verso valle. Qui vedete delle altre immagini prese proprio all'interno del corso d'acqua. In basso abbiamo vegetazione spondale che ha trattenuto materiale legnoso e in particolare nella foto in alto vedete un'isola vegetata all'interno dell'Ostura di Lanzo che nell'alluvione dell'ottobre 2000 ha trattenuto ingenti quantità di detriti legnosi provenienti da monte e trattenendoli in questa zona ha evitato che andassero ad occludere attraversamenti, ponti e sezioni strette presenti a valle. Altro ruolo della vegetazione nella mitigazione del rischio è quello di consolidare le sponde. L'apparato radicale è fondamentale in questo senso e vedete soprattutto nell'immagine in basso che laddove la vegetazione è assente c'è molta più probabilità che le sponde vengano erose dalla corrente. Altro ruolo della vegetazione lo vediamo invece nelle zone più di pianura, in particolare quelle sfruttate a livello agricolo. Sapete che l'attività agricola usa fitofarmaci che durante gli eventi meteorici vengono trascinati dal ruscellamento delle acque verso i nostri canali, verso i corsi d'acqua. Queste acque che ruscellano verso il canale quindi contengono non solo l'acqua meteorica, ma anche nutrienti in eccesso, azoto, fosforo. La presenza però di una vegetazione spondale strutturata e composita permette di creare una sorta di fascia tampone che fa proprio da filtro a questi nutrienti e permette quindi di rilasciare verso il corso d'acqua sostanzialmente acqua pulita.
Altro ruolo della vegetazione è quello invece di creare degli habitat indispensabili per la componente biologica. Parliamo non solo dei macroinvertebrati che abbiamo citato prima, ma anche della fauna ittica, che nelle zone particolari, negli habitat creati dalla vegetazione, va a trovare per esempio rifugio. Inoltre crea delle zone particolari dove diversifica sia il substrato che le condizioni idrauliche della corrente. Questo è fondamentale proprio per supportare quelle comunità biologiche di cui abbiamo parlato prima. Una funzione ce l'ha anche il legname morto, sia galleggiante che sommerso, fondamentale sempre nella creazione di habitat, quindi a supporto della componente biologica di un corso d'acqua, per esempio creando ombra e microclima alla fauna ittica. Il corso d'acqua poi può essere visto sostanzialmente come un corridoio ecologico che supporta habitat acquatici, ma non solo, ma anche quelli terrestri, e permette di conservare la biodiversità lungo il corso d'acqua. E lungo questo corridoio ecologico si muove diversa fauna selvatica, parliamo di uccelli, di fauna ittica, di anfibi, di mammiferi che sfruttano proprio questo corridoio per muoversi da monte verso valle. Un altro ruolo fondamentale dei corsi d'acqua è quello di ricaricare gli acquiferi sotterranei. Sapete che il corso d'acqua è strettamente, continuamente connesso alla falda sotterranea, in particolare durante gli eventi di piena permette di stoccare i volumi d'acqua facendoli infiltrare lentamente nel sottosuolo e quindi ricaricando le falde, che sono fondamentali per mitigare la siccità nei periodi estivi, soprattutto se pensate che la falda viene ampiamente sfruttata ad uso irriguo in estate. Altro servizio di cui in ambienti montani forse si parla poco è la fornitura di acqua per uso potabile. Nelle zone di montagna l'acqua potabile deriva principalmente dalle sorgenti, quindi ancora prima che i fiumi diventino tali, mentre nelle zone di pianura spesso l'acqua potabile viene fornita proprio dai corsi d'acqua. Questo è un esempio dell'impianto di potabilizzazione delle acque del fiume Po a Torino, gestito da SMAT. E ritengo significativo che il 17% dell'acqua prodotta e distribuita da SMAT provenga proprio dal fiume Po. Altro servizio è la fornitura di acqua per uso irriguo, per uso industriale, per la produzione di energia idroelettrica tramite le derivazioni dai nostri corsi d'acqua. Questo è un esempio sul fiume Stura di Lanzo a Germagnano. Infine, gli ultimi servizi di cui vi parlo sono le attività ricreative fondamentalmente, quelle sportive, educative, turistiche lungo i nostri corsi d'acqua, quindi la pesca, il kayak, le attività didattiche nelle aree perifluviali e fluviali e tutte le attività turistiche che riguardano i nostri corsi d'acqua. Dopo questo breve disamina dei servizi che il corso d'acqua fornisce alle comunità locali, passiamo ad analizzare alcuni interventi antropici. Mi soffermerò in particolare su alcuni e analizzeremo quali sono gli effetti sul corso d'acqua, sul suo assetto e sul suo comportamento. Il primo intervento antropico che analizzeremo è l'estrazione di inerti dall'alveo dei corsi d'acqua. L'asportazione degli inerti per scopi economici è un'attività che è stata svolta per decenni, spesso non regolamentata, e ha comportato l'estrazione di sedimenti dei corsi d'acqua in grossissime quantità, interessando quasi tutti i corsi d'acqua in Italia per decenni. Cosa comporta togliere sedimenti da un corso d'acqua? Chiaramente togliere sedimenti significa creare un deficit di sedimenti in quell'equilibrio dinamico che abbiamo analizzato prima. Le quattro componenti che vi ho descritto prima nella nostra bilancia dell'equilibrio dinamico di un corso d'acqua naturale, una di queste componenti viene meno e quindi si crea sostanzialmente un disequilibrio. Un altro intervento antropico tipico sono le opere idrauliche trasversali. Vi parlo quindi di sbarramenti, di soglie, traverse e di briglie. Anche in questo caso, seppur in forma diversa, le opere idrauliche comportano una riduzione, in alcuni casi addirittura l'interruzione
della continuità dei sedimenti da monte a valle, in particolare mi riferisco agli sbarramenti, cioè fondamentalmente stiamo interrompendo, comunque riducendo quel nastro trasportatore che vi ho descritto prima e che permette il trasporto di sedimenti da monte a valle mantenendo quell'equilibrio dinamico tipico di un corso d'acqua. Anche in questo caso l'interruzione della continuità significa un deficit di sedimenti e quindi un disequilibrio di quelle quattro componenti che invece in un corso d'acqua naturale stanno fondamentalmente in equilibrio. Altre opere idrauliche di cui parleremo sono quelle longitudinali, quindi lungo le sponde, in particolare i muri di sponda, le scogliere e, nei casi più estremi, l'artificializzazione sia del fondo che delle sponde. Queste opere cosa comportano? Comportano che il corso d'acqua sia costretto a rimanere in uno spazio ben definito. Questo vuol dire che viene limitata la dinamica morfologica di cui abbiamo parlato prima, cioè quella naturale dinamica di un corso d'acqua a muoversi anche lateralmente. Alterando e riducendo questa dinamica morfologica, è chiaro che andiamo anche in questo caso ad avere un deficit di sedimenti che comporta, come nei casi precedenti, un disequilibrio di una delle componenti che abbiamo analizzato prima e che invece, bilanciandosi con le altre, dà l'equilibrio dinamico di un corso d'acqua. Abbiamo quindi visto, analizzando gli interventi antropici precedenti, quindi l'estrazione degli inerti dagli alberi e le opere idrauliche longitudinali e trasversali, che in tutti questi casi si crea un deficit di sedimenti e quindi un'alterazione dell'equilibrio dinamico tipico invece di un corso d'acqua. L'effetto di togliere o comunque di creare un deficit di sedimenti, capite bene anche dall'immagine della bilancia, che crea uno sbilanciamento, uno spostamento del lago verso processi di incisione. Mancando i sedimenti, l'alveo tende quindi ad incidere. E questo è l'effetto primario degli interventi antropici che vi ho descritto prima. Quindi un'incisione del corso d'acqua, un abbassamento del fondo del corso d'acqua e un suo restringimento. Vi ho solo riportato i link di alcuni video che potete trovare su YouTube realizzati nell'ambito di un progetto europeo, lo dico per gli scettici, ma anche per chi è più curioso. Sono stati fatti degli esperimenti su modello fisico fluviale, quindi su un corso d'acqua sostanzialmente in miniatura, dove si vede quali siano gli effetti sulle dinamiche del corso d'acqua dovuti all'estrazione di ghiaia, alla costruzione di una diga e alla costruzione di argini. Questo nel caso voleste approfondire l'argomento. Quindi, ricapitoliamo, deficit di sedimenti comporta un'alterazione di quell'equilibrio dinamico tipico di un corso d'acqua naturale e l'assenza di una di quelle quattro componenti che bilanciava, il nostro ago comporta un'incisione e un restringimento dell'alveo. A sua volta l'incisione dell'alveo ha delle controindicazioni che poi affronteremo nel dettaglio successivamente e vi mostrerò degli esempi per ognuna di queste, ma ve le elenco brevemente adesso. Abbiamo la sottoescavazione delle opere idrauliche, l'inefficienza delle opere di derivazione, la disconnessione della piana inondabile e l'abbassamento della falda. Iniziamo però prima a vedere i primi effetti dell'alterazione dell'equilibrio dinamico e quindi l'incisione e il restringimento di un corso d'acqua. Vi presenterò un esempio in particolare che è il fiume Stura di Lanzo a Villanova Canavese, che conosco in particolare per approfondimenti che ho fatto negli anni scorsi. In questa slide potete vedere tre immagini del corso d'acqua in corrispondenza di Villanova Canavese, il paese in alto a destra che vedete. E in particolare vi ho riportato da sinistra a destra la carta degli stati sardi, quindi di fine 800. Nel centro avete una foto aerea del 1954, invece a destra avete la foto aerea più recente, 2019. Osservando il corso d'acqua da fine 800 ai giorni nostri, vedrete ad occhio nudo come sia cambiato a livello proprio morfologico. Il suo aspetto è diverso. Quindi a fine 800 abbiamo più canali, abbiamo la presenza di isole, quindi un aspetto, una morfologia pluricursale, quindi con più canali.
Nel 1954 abbiamo ancora un alveo molto largo, molto ampio, parliamo di una larghezza di oltre 300 metri. Vedete, si intravedono ancora dei canali principali, delle isole, quindi ha ancora un aspetto simile a quello che aveva fino all'800, ma arrivando ai giorni nostri invece vedete come da pluricursale si trasforma in un corso d'acqua monocursale. Individuiamo infatti un solo canale principale e in questa zona in particolare dove andremo a concentrare la nostra attenzione è diventato un canale quasi molto stretto e addirittura rettilineo. Vediamo ora come il cambiamento della morfologia da pluricursale a monocursale si traduce in termini altimetrici. Per capirlo, vi ho fatto un estratto di una zona in particolare dello Stura di Lanzo. Vi ho riportato l'immagine, la foto aerea del 54 e quella dei giorni nostri, e ho tracciato una sezione trasversale al corso d'acqua che riporta il profilo del terreno sostanzialmente ai giorni nostri. Questo per aiutarci a capire, confrontando le zone sulla foto aerea e le zone sul profilo del terreno, dove era indicativamente il corso d'acqua a livello altimetrico nel 1954 e dove si trova invece ora. Iniziamo passo passo. Iniziamo dal primo canale alla vostra sinistra. Vedete che nella foto aerea attuale il canale che esisteva nel 1954 corrisponde attualmente ad una zona che non è più alveo, non è più interessato dall'acqua, ma è bosco. Dove si trova nel nostro profilo del terreno questo canale? Si trova qui dove vi ho indicato. Quindi questo, lo vedete anche nitidamente, è la traccia del canale che esisteva nel 1954 ed è un'indicazione molto utile per avere un'idea di dove si trovava altimetricamente, in maniera indicativa, l'alveo dello Stura di Lanzo nel 1954, quindi 60 anni fa. Passiamo invece al secondo canale che si vedeva nitidamente nella foto aerea del 54. Adesso corrisponde sostanzialmente con l'attuale canale principale dello Stura di Lanzo e altimetricamente lo troviamo qui in basso. Quindi voglio farvi notare come il canale che esisteva nel 54 e che ora è diventato bosco si trovava quassù, mentre il canale principale attuale si trova qua giù. Questo ci permette di capire indicativamente di quanto il corso d'acqua sia abbassato in 60 anni. Si è abbassato di quasi 8 metri. Queste sono stime indicative, ma vi permette di rendervi conto di quale sia l'effetto dell'incisione del fondo e di quanto si sia abbassato il fondo del corso d'acqua in soli 60 anni. Analizziamo anche il resto dell'alveo del 54 vedendo dove sono adesso le zone. Quindi nell'ovale vediamo che questa zona era alveo nel 54, adesso corrisponde a questa zona di colorazione giallastra che poi nelle foto successive vi spiegherò che cos'è. E poi abbiamo l'ultima porzione di alveo del 54 che attualmente invece è bosco, quindi non è più alveo, non è più interessato dalle portate. Vediamo anche nel profilo del terreno dove si trova, quali sono i dislivelli tra le zone che prima erano alveo e le zone che lo sono adesso. Capiamo che il dislivello tra l'alveo di una volta e l'alveo attuale è anche in questo caso di molti metri, di oltre 5 metri. Quindi abbiamo capito come la morfologia è cambiata e come questo abbia comportato un'incisione del corso d'acqua. Andiamolo a vedere direttamente all'interno del corso d'acqua. Qui vi ho riportato una foto del fiume Stura di Lanzo ai giorni nostri. Vedete in maniera inequivocabile che nella parte alta della sponda c'è uno strato di deposito alluvionale, quindi di sedimenti, e questo ci dà un'idea di dove scorreva il corso d'acqua
prima dell'incisione. E poi vedete questi sedimenti molto compatti di colore giallo-arancione che sono il substrato villafranchiano. Cioè il corso d'acqua in 60 anni si è inciso e si è abbassato così tanto da far emergere il substrato sottostante. Vi faccio notare che la differenza di quota tra il piano campagna dove si trovano gli alberi e il fondo dell'albero attuale è di oltre 6 metri. Anche in questa foto vedete molto bene, sempre sullo Stura di Lanzo, il substrato villafranchiano che è emerso a causa dell'incisione dell'alveo. Vedete i depositi alluvionali che ci danno sempre un'indicazione di dove scorresse il corso d'acqua prima dell'incisione. E riuscite a capire qual è l'entità dell'incisione facendo solo una proporzione con l'altezza della persona riportata nell'ovale. Questo è l'assetto del corso d'acqua attuale. Vedete che siamo passati da una morfologia pluricursale, quindi con più canali, ad un canale che ha praticamente una forma rettangolare, un fondo molto uniforme, piatto, privo di sedimenti, di ciottoli, di ghiaia, sponde praticamente verticali alte 3-4 metri e un canale molto stretto e molto regolare. Vi faccio vedere adesso una successione di foto aeree, mi perdonerete per questa nuova sequenza, ma la trovo molto interessante perché fa vedere quando è iniziato l'emersione del substrato e come è avvenuta l'incisione vista dall'alto. Questa è una foto aerea sempre del 54, l'abbiamo già vista. Passiamo alla foto del 1989 dove vedete come la morfologia sia già cambiata notevolmente, quindi abbiamo un molto largo nel 54 con molti canali. Nell'89 abbiamo un unico canale e una sezione trasversale dell'alveo molto molto ridotta rispetto a quella del 54. Passiamo al 1996, non fatevi ingannare, l'alveo sembra che si sia allargato. In realtà vi faccio notare la presenza di una cava in sponda sinistra e si vede anche altrettanto nitidamente il passaggio degli escavatori in alveo. Quindi questa è un'indicazione che è iniziato l'intervento di escavazione e di estrazione degli inerti dallo Stura di Lanzo in questa zona. Passiamo successivamente al 2000 e vedete che già a distanza di soli 4 anni qui non si vedeva il substrato villafranchiano nel 96, mentre se passiamo 4 anni dopo nel 2000 vedete che la colorazione dei sedimenti inizia a cambiare e la colorazione più giallastra che notate è proprio il substrato villafranchiano che inizia ad emergere. Quindi vuol dire che il corso d'acqua ha iniziato ad incidere. Passiamo al 2007 e qui lo vedete ancora più nitidamente, l'incisione continua a progredire e il fiume inizia a stringersi ancora di più e a rettificarsi, quindi vedete già un corso d'acqua molto stretto, canalizzato e quasi rettilineo. Infine abbiamo la foto del 2010, vedete come l'incisione è aumentata nuovamente, si vede ancora di più il substrato villafranchiano fino ad arrivare ai giorni nostri, dove appunto abbiamo in alcuni tratti un canale molto stretto e quasi, come abbiamo visto, a forma rettangolare. Vi presento poi un altro esempio molto analogo al fiume Stura di Lanzo, che è il torrente Cervo. Ci troviamo fuori provincia, siamo in provincia di Biella, Castelletto Cervo. Anche in questo caso vi ho riportato una sequenza di immagini del corso d'acqua. Partiamo da sinistra verso destra, anche in questo caso con la carta degli Stati Sardi di fine 800, foto aerea del 54 e foto più recente, in questo caso del 2013. Vedete come anche in questo caso a fine 800 il corso d'acqua presentava più canali delle isole centrali e aveva una larghezza molto ampia. Già nel 54 la morfologia era totalmente cambiata, quindi da morfologia pluricursale
cursale, quindi più canali, abbiamo una morfologia già monocursale. Il corso d'acqua è diventato sinuoso con l'alternanza delle barre nelle curve interne del corso d'acqua. E vedete come comunque anche la larghezza del corso d'acqua si sia ridotta. Passiamo invece alla foto più recente. Vedete, vi ho riportato le tracce dell'alveo sempre nel 54 in giallo e vedete come la sinuosità si sia completamente persa, la larghezza dell'alveo si è ulteriormente ridotta e inoltre il corso d'acqua si è quasi rettificato, non ha più quella sinuosità che aveva nel 54. Questo cambiamento morfologico, studi specifici hanno dimostrato che è strettamente connesso all'attività di estrazione degli inerti dall'alveo che è iniziata già negli anni 50 e che è stata particolarmente intensa dagli anni 70 in poi. E l'effetto di questa estrazione degli inerti dall'alveo ha fatto sì che l'alveo prima cambiasse la sua morfologia e conseguentemente iniziasse ad incidersi. L'effetto di questa incisione lo vediamo in queste foto. Analogamente a quanto abbiamo visto sullo Stura di Lanzo, vedete anche sul torrente Cervo, vediamo comparire il substrato. E nella foto in basso vedete sempre nella parte sommitale i depositi alluvionali che ci danno sempre l'indicazione di dove una volta scorreva il corso d'acqua e vedete adesso invece dove si trova il corso d'acqua, molto molto più in basso. Ora, l'incisione dei corsi d'acqua, come avete visto, molto intensa nei due corsi d'acqua che vi ho illustrato, ha delle conseguenze e non di poco conto. Iniziamo con la sottoscavazione delle opere idrauliche. Qui vi ho riportato l'immagine di una soglia realizzata a protezione del ponte sullo Stura di Lanzo a Villanova Canavese. La soglia è stata realizzata proprio a causa dell'incisione che era in atto nel corso d'acqua a valle del ponte, che ha reso necessario proprio il consolidamento in corrispondenza dell'attraversamento. La soglia è stata rifatta a fine 2017 in seguito all'alluvione del 2016, ma vedete che nella foto che ho scattato nel 2019 sono problemi di sottoescavazione della fondazione della soglia. Quindi vedete come a distanza di così poco tempo, parliamo di un anno e mezzo, già il corso d'acqua abbia continuato ad incidere, quindi ci siano già la presenza di sottoescavazioni delle fondazioni e quindi questo in futuro potrebbe andarsi ad accentuare e a comportare l'instabilità non solo della rampa, ma anche del ponte. Altro esempio molto analogo sul torrente Cervo, quest'opera che vedete in massi è un'opera di consolidamento che è stata realizzata anche in questo caso per la sicurezza del ponte sul torrente Cervo e si è resa indispensabile proprio a causa dell'incisione del corso d'acqua. Dal 1967 vi segnalo che il corso d'acqua per cause, ripeto, antropiche si è abbassato di quasi 14 metri e questo ha comportato la necessità di realizzare opere di consolidamento per proteggere le infrastrutture che attraversavano il corso d'acqua. Sempre sul torrente Cervo, vi segnalo, vi ricordo più che altro che nel settembre del 93, durante l'alluvione, crollò il viadotto a biella e questo proprio a causa dell'erosione del corso d'acqua, dell'incisione a cui era stato soggetto negli anni e quindi allo scalzamento delle pile. Vi riporto poi di seguito altri esempi, sempre di sottoscavazione di opere idrauliche. Il caso dello Stura di Lanzo e del Cervo sono casi estremi. Vi ho parlato di incisioni del fondo di decine di metri, ma vi ricordo che l'estrazione degli inerti è avvenuta su moltissimi corsi d'acqua in forma diversa e molti di questi hanno subito l'incisione, magari anche solo di pochi metri. Vedete quanto questa incisione sia diffusa? Non stiamo parlando, questo è il ponte sul fiume Tanaro in comune di Govone e vorrei farvi notare che non si parla di un'incisione di un'erosione localizzata del fondo su una sola mila. Stiamo parlando di un'incisione diffusa del fondo del corso d'acqua che si è talmente abbassato da far emergere le fondazioni.
Questo cosa ha comportato? Ha comportato ovvie opere di consolidamento necessarie per salvaguardare l'attraversamento per quasi un importo di oltre 1,5 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di notevoli risorse economiche che sono state messe in campo proprio per risolvere il problema legato all'incisione dei corsi d'acqua generato dalle stesse attività antropiche. Altro esempio, l'ultimo che vi riporto sul fiume Sesia, anche in questo caso vedete visibilmente l'incisione del corso d'acqua e la sottoescavazione conseguente delle opere idrauliche. Altro effetto dell'incisione del fondo è la disconnessione della piana inondabile. Vi ricordate la sezione idraulica di un corso d'acqua naturale che vi ho presentato all'inizio, dove c'erano aree adiacenti al canale principale che venivano coinvolte durante le piene, rallentando la corrente e stoccando i volumi di acqua provenienti da monte. Nel momento in cui si altera la morfologia naturale di un corso d'acqua e il corso d'acqua incide e si restringe, ci troviamo invece in una situazione analoga a quella che vi ho riportato in basso. Quindi abbiamo un canale più profondo, inciso, e i volumi di acqua provenienti da monte vengono convogliati unicamente dal canale principale, che nel frattempo appunto si è abbassato, e quindi le aree adiacenti al canale principale non vengono più coinvolte durante gli eventi di piena. E questo ha degli effetti devastanti sulle portate che transitano nei centri abitati a valle, perché manca l'effetto di laminazione naturale diffusa che invece si verificava nelle aree adiacenti al canale principale. Vediamo quindi come il cambiamento del corso d'acqua a monte di un centro abitato, quindi a seguito di un'incisione, va poi ad incidere sulle portate che transitano all'interno del centro abitato. Qui vi ho riportato la curva campana che mostra l'andamento delle portate durante un evento di piena nel tempo e vi ricordo che questa curva è associata ad un corso d'acqua naturale a monte che lamina le piene verso valle. Nel momento in cui a monte, invece di un centro abitato, ci troviamo con un corso d'acqua inciso che fa defluire tutte le portate provenienti da monte nel solo canale principale, la curva cambia drasticamente, diventa quella rossa. E vi faccio osservare in particolare due aspetti. Prima di tutto, i picchi delle piene che poi si esprimono nei livelli idrici nel corso d'acqua all'interno del centro abitato aumentano drasticamente. Quindi ho portate al picco molto più elevate perché tutti i volumi transitano nel canale principale e arrivano a valle senza venire stoccati nelle aree adiacenti e laminati. Quindi picchi più alti, livelli idrometrici nei nostri centri abitati più alti, ma in particolar modo abbiamo i tempi di arrivo del picco della piena molto più brevi. Questo ha delle implicazioni non trascurabili sulle azioni di protezione civile. Quindi immagino che qualsiasi amministrazione, se dovesse scegliere, sceglierebbe di gestire una piena che ha l'andamento della curva blu piuttosto che una piena che ha l'andamento della curva rossa, perché significherebbe, nel caso della curva rossa, avere molto meno tempo per attivare tutte le attività di protezione civile. Altro aspetto strettamente legato all'incisione del fondo di un corso d'acqua è l'abbassamento della falda. Perché? Perché abbiamo detto che i corsi d'acqua sono strettamente connessi agli acquiferi sotterranei, ne abbiamo parlato all'inizio, e quindi se si abbassa, se si incide il fondo di un corso d'acqua, conseguentemente si abbassa anche il livello della falda. E questo ha delle conseguenze in particolare sugli habitat che vivono e si alimentano delle acque di falda. Penso per esempio alle aree umide o alle aree di risorgiva. E quindi l'abbassamento della falda comporta la disconnessione di queste aree dalla falda e quindi perdiamo degli habitat preziosi come le risorgive o le aree umide. Ma in particolar modo cosa succede? L'abbassamento della falda implica che servono opere di captazione delle acque molto più profonde e questo vuol dire costi molto più elevati per la derivazione dagli acquiferi.
che non piacerà alla categoria degli agricoltori. Altro aspetto legato sempre all'incisione del corso d'acqua è l'inefficienza delle opere di derivazione. Qui vi ho riportato la foto aerea sempre dell'Ostura di Lanzo, sempre il ponte a Villanova Canavese. Vedete come nel 2012 la derivazione a scopo irriguo era a valle del ponte. A causa dell'incisione, questa derivazione a valle non era più efficiente, proprio perché disconnessa dal canale di valle a causa dell'incisione del corso d'acqua, e quindi è stato necessario mettere in campo risorse economiche per creare una nuova derivazione a monte. Siamo partiti parlando di coste e ritorniamo a parlare di coste. Quindi abbiamo visto come l'equilibrio dinamico di un corso d'acqua naturale è fondamentale per dare apporto di sedimenti alle coste, ma in assenza di apporto di sedimenti, quindi quando questo equilibrio diventa squilibrio morfologico, allora abbiamo un arretramento della linea di costa. Questo è dimostrato da un documento prodotto dal Ministero dell'Ambiente che ha analizzato l'erosione costiera dal 1960 al 2012, e vedete dall'immagine che rappresenta la foce del fiume Po come le linee, le aree rosse e arancioni che rappresentano l'arretramento siano molto più estese delle linee verdi e blu che invece rappresentano l'avanzamento. Questo, anche questo comporta dei costi notevoli per il rifacimento delle coste e per la realizzazione di opere di difesa a protezione dei centri abitati costieri. Altro effetto degli interventi antropici, e mi riferisco non solo all'estrazione di inerti, ma in generale alla movimentazione di sedimenti in alveo, chiaramente ad incidere queste attività vanno ad incidere su quella componente biologica di cui parlavamo prima. Cioè la periodica movimentazione dei sedimenti in alveo, attività che viene spesso svolta a scopi idraulici, ma che non ha poi effetti reali sulla riduzione del rischio, ha però degli effetti dannosissimi sulla componente biologica, perché se andiamo continuamente a movimentare, spostare ed estrarre sedimenti dai corsi d'acqua, fondamentalmente andiamo a togliere quel substrato vivente che invece è fondamentale per la qualità del corso d'acqua ed in particolare per garantire la sua capacità autodepurativa. E quindi abbiamo perdita di qualità biologica e conseguente perdita di capacità autodepurativa. Capite che la perdita di questa capacità autodepurativa porta ad avere corsi d'acqua che sono molto più simili a delle condotte fognarie che a dei corsi d'acqua naturali. Affronteremo adesso un aspetto un po' critico, ma ve ne parlo da ingegnere. Allora, in generale, le opere idrauliche, ve lo dice un ingegnere, vengono realizzate per ridurre il rischio. Ma esistono dei casi particolari in cui le opere idrauliche, se realizzate male e nei posti sbagliati, possono invece aumentare il rischio, in particolare quello legato alla dinamica morfologica, quindi allo spostamento del corso d'acqua. Vi faccio in particolare un esempio, sempre l'Ostura di Lanzo, questa volta siamo in località Prussia, anche in questo caso vi ho voluto riportare un'immagine del 1954 a sinistra e un'immagine recente a destra. Nella foto più recente non solo vi ho riportato quali erano i limiti del corso d'acqua nel 54, che sono le linee più sottili in rosso, ma vi ho riportato anche le opere idrauliche presenti in questa zona. Allora, vedete, quelle tratteggiate in rosso sono delle scogliere. Sono delle scogliere che sono state realizzate in sponda sinistra, giustamente a protezione degli abitati, delle case che ci sono in località Prussia. E queste opere sono funzionali e necessarie affinché il corso d'acqua non continui a divagare, a spostarsi, avvicinandosi pericolosamente agli abitati. Vorrei invece attirare la vostra attenzione su questa scogliera che è stata realizzata in sponda destra in una posizione molto particolare, pare a protezione di boschi e di proprietà private. Capite che la posizione di questa scogliera va in realtà ad intensificare
l'effetto di erosione sulla sponda opposta, perché la corrente proveniente da monte, lo vedete dall'immagine, va a sbattere contro la scogliera e la scogliera poi indirizza la corrente proprio verso la sponda opposta, dove abbiamo invece degli elementi vulnerabili che invece sono assenti in sponda destra. Quindi vedete, la scogliera qui va a protezione di un bosco, mentre dirige la corrente proprio verso una zona dove ci sono elementi vulnerabili da proteggere. Questo è un caso tipico in cui le opere idrauliche non sempre vengono realizzate correttamente e non sempre riducono il rischio. Altro effetto degli interventi antropici che vorrei trattare sono le opere invece trasversali. Allora, le opere trasversali, in particolare quelle di una certa altezza, comportano l'interruzione della continuità biologica. In che senso? Nel senso che le opere trasversali di una particolare altezza impediscono fondamentalmente alla fauna ittica di risalire verso il corso d'acqua. La fauna ittica ha bisogno di spostarsi longitudinalmente da valle a monte lungo il corridoio ecologico rappresentato dal corso d'acqua, perché durante il suo ciclo vitale ha bisogno di trovare lungo il corso d'acqua zone di rifugio, zone di alimentazione, zone di riproduzione. Nel momento in cui si trova di fronte a questo ostacolo, non può più risalire verso monte e quindi viene costretta in una zona limitata del corso d'acqua. Questo quindi comporta una riduzione della biodiversità e ha degli effetti sulla componente biologica del corso d'acqua. Altro aspetto molto critico di cui si parla molto dopo ogni evento di piena è la vegetazione. Ed in particolare osserviamo sul territorio spesso un taglio raso ed indiscriminato della vegetazione sia all'interno dei corsi d'acqua che sulle fasce perifluviali. Questo è il caso del fiume Pellice a Luserna, vediamo i mezzi d'opera in azione e vediamo come il taglio sia stato indiscriminato. Il corso d'acqua è privo totalmente di vegetazione, anche di quella bassa, flessibile, che poco interferisce con le dinamiche idrauliche e morfologiche e anche sulle sponde. Questo è un altro caso di vegetazione totalmente assente. A sinistra avete un canale di risorgiva in zona agricola dove è completamente assente la vegetazione spondale e a destra avete invece una tipica bialera dove è stata tagliata tutta la vegetazione. Ora voi capite, rispetto ai servizi che vi ho descritto prima, che fornisce la vegetazione alle comunità, come il taglio indiscriminato e raso di tutta la vegetazione lungo le sponde ha degli effetti dannosissimi, in particolare comporta la perdita di innumerevoli servizi forniti invece dalla vegetazione. Ve li ho riportati qui per ricordarveli, ma sono quelli di cui abbiamo discusso prima, quindi l'ombreggiamento, la regolazione della temperatura, l'apporto di materie organiche di biomassa legnosa, il rallentamento della corrente, il consolidamento delle sponde, l'effetto di intrappolamento, di trattenuta dei sedimenti e del materiale legnoso, e parlo in particolare del caso del Pellice che vi ho mostrato prima, dove evidentemente il materiale legnoso, i sedimenti che provengono da monte, in assenza di una vegetazione che li trattenga, arriveranno direttamente, più rapidamente, più velocemente al primo ponte che si trova a valle. Inoltre, perderemo con il taglio raso della vegetazione gli habitat fondamentali per supportare la componente biologica e soprattutto la fascia tampone, fondamentale nelle zone agricole, quindi come filtro all'inquinamento diffuso. E lo vedete in particolare nell'immagine in alto a sinistra del canale di risorgiva che si trova confinato tra i campi e che quindi riceve fondamentalmente tutti gli inquinanti provenienti dal territorio circostante senza alcun tipo di filtro. L'ultimo intervento antropico di cui vi parlo, ma lo accennerò solo perché non è propriamente di mia competenza, sono scarichi e derivazioni.
Vi ho riportato qui solo a titolo esemplificativo un estratto dal sistema informativo delle risorse idriche, solo per darvi un'idea della densità degli scarichi e delle derivazioni sul nostro territorio. Vedete, i quadratini blu rappresentano le derivazioni che possono essere dall'acquifero sotterraneo, ma anche dai corsi d'acqua, dalle sorgenti, dai pozzi, dai fontanili, mentre in rosso e in verde abbiamo gli scarichi delle acque reflue urbane, gli scarichi dagli insediamenti produttivi, gli scarichi dai depuratori. Ora, voi capite che se scarichi e derivazioni, quindi ciò che apporto di non propriamente pulito al corso d'acqua, ciò che tolgo al corso d'acqua in termini di derivazioni sono eccessivi, andrò a ridurre inevitabilmente la qualità chimica delle acque, perché tolgo acqua pulita e metto invece acqua inquinata, e quindi ridurrò anche la qualità biologica delle nostre acque. Ora, a valle del discorso che abbiamo fatto fino ad ora, quindi dei servizi che un corso d'acqua fornisce alle comunità e di come gli interventi antropici vanno a precludere questi servizi, capite quanto sia complessa la gestione di un corso d'acqua se affrontato analizzando tutte le componenti che lo riguardano e quindi quanto sia necessario e indispensabile gestire il corso d'acqua in maniera integrata. Cosa intendo per gestione integrata? Intendo che il corso d'acqua deve essere gestito contemporaneamente, includendo tutte le componenti che lo riguardano, in modo non separato, ma in modo globale. E quindi, gestendo un corso d'acqua a scala di bacino, non potremo parlare di mitigazione del rischio se non parliamo anche di qualità biologica, di qualità morfologica. Se parliamo di qualità morfologica, non potremo anche non parlare di qualità biologica e quindi di qualità chimica. Capite che la complessità di un corso d'acqua è tale che è necessario integrare nella gestione a scala di bacino tutte queste componenti perché, come abbiamo visto, sono strettamente correlate tra loro e l'una non può escludere l'altra. In particolare, mi vorrei soffermare su queste tre componenti, cioè la mitigazione del rischio, la qualità morfologica e la qualità biologica, che sono strettamente connesse tra loro. E ve ne parlerò in particolare partendo dagli enti sovraordinati, cioè prima di arrivare al ruolo degli enti locali vorrei farvi capire qual è il ruolo degli enti sovraordinati, proprio nella gestione integrata dei corsi d'acqua. In primo luogo vi parlerò dell'autorità di distretto del fiume Po, cioè l'ente sovraordinato più in alto gerarchicamente rispetto alla gestione del corso d'acqua, in questo caso del bacino del fiume Po. Nel 2006 l'autorità di distretto ha prodotto una direttiva tecnica relativa alla programmazione degli interventi sulla gestione dei sedimenti. Questa direttiva non è più giovanissima, sono passati 14 anni, ma già identificava la necessità fondamentale di un cambio di approccio. Ho riportato qui alcuni estratti della direttiva che trovo particolarmente significativi. Vi riassumo fondamentalmente i concetti che sono: l'approccio che abbiamo dato alla gestione dei corsi d'acqua in passato non è più applicabile. L'idea che avevamo in passato, e lo dico da ingegnere che ha ricevuto una formazione assolutamente tradizionale, che era quella di volere corsi d'acqua stretti, rettangolari, geometrici, che convogliassero le portate di piena il più rapidamente possibile, con livelli dell'acqua i più bassi possibili, non è più possibile. Abbiamo visto che questo non risolve il problema della sicurezza idraulica e che è necessario gestire il corso d'acqua e la sicurezza idraulica anche valutando e mettendo in campo l'analisi della dinamica morfologica, che è un aspetto, una componente fondamentale di un corso d'acqua. Quindi non possiamo analizzare la sicurezza idraulica prescindendo dalle altre componenti, che sono quella morfologica e quella biologica ed ecologica.
Questa direttiva, detta direttiva sedimenti, ha individuato degli obiettivi che, come vedete, sono molteplici e non riguardano solo la qualità, quindi la qualità ecologica e la qualità morfologica, ma mettono in stretta connessione a questi obiettivi anche gli obiettivi di miglioramento della capacità di laminazione naturale delle portate di piena e il miglioramento della capacità di convogliamento delle portate di piena nei centri abitati. Quindi fondamentalmente individua la necessità di uno strumento di gestione dei corsi d'acqua che deve necessariamente essere finalizzato al raggiungimento di entrambi gli obiettivi di qualità del corso d'acqua e di sicurezza idraulica. Cioè è necessario individuare uno strumento che metta in relazione e faccia parlare due fondamentali direttive europee che riguardano proprio qualità e sicurezza, che sono la direttiva quadro acqua, quella direttiva alluvioni. Questo strumento, identificato dalla direttiva sedimenti, sono i programmi di gestione dei sedimenti, che sono a carico delle regioni, e qui passiamo all'ente sovraordinato, gerarchicamente sotto l'autorità di distretto. La regione Piemonte è una delle più avanti nella realizzazione dei programmi di gestione dei sedimenti, ne ha già attivati tre. Vi ricordo il programma dei sedimenti dell'Orco, del Pellice, Chisone e anche del Maira, e altri sono in fase di approvazione. Quindi i programmi di gestione dei sedimenti sono fondamentali per capire come gestire i sedimenti, come gestire la dinamica naturale morfologica di un corso d'acqua, capire come conciliare qualità e sicurezza. Un altro ruolo fondamentale avuto dalla Regione Piemonte è quello di mettere in atto i piani di gestione della vegetazione ripariale. Cioè la Regione Piemonte ha predisposto in alcuni corsi d'acqua, qui vi ho riportato l'esempio della Dora Baltea, ha predisposto dei piani di gestione molto dettagliati della vegetazione ripariale, anche in relazione a rischi di esondazione e di erosione. Quindi identificando proprio particella per particella come intervenire, quali tipi di azioni adottare per salvaguardare allo stesso tempo la qualità, ma garantire anche la sicurezza dei territori circostanti. Dopo aver analizzato il ruolo degli enti sovraordinati, quindi l'autorità di distretto del fiume Po e la regione, passiamo al ruolo invece degli enti locali. Per quanto riguarda questo tema, vi darò sia indicazioni di tipo più operativo pratico, ma anche suggerimenti di approccio, quindi più generali. In particolare, mio avviso, un ente locale dovrebbe richiedere studi specialistici e approfondimenti. Cioè un aspetto fondamentale è la conoscenza del territorio, la conoscenza dei processi che sono in atto, non solo a scala locale, ma a scala di bacino. E questo è fondamentale per supportare la pianificazione locale. Quindi studi specialistici e approfondimenti a supporto della pianificazione. Per conoscere il territorio, le proprie dinamiche e non solo a scala locale, è indispensabile un approccio multidisciplinare e non settoriale. Perché vi parlo di approccio multidisciplinare? Chiaramente la progettazione non vi riguarda direttamente, ma è una cosa che vedete ed è importante che sappiate che una progettazione multidisciplinare è ciò che viene richiesto dalla normativa. Qui vi ho riportato le norme tecniche per le costruzioni aggiornate al 2018. Per quanto riguarda il dimensionamento e la progettazione, per esempio, dei ponti, la normativa richiede esplicitamente che i ponti debbano essere dimensionati considerando non solo le portate liquide, ma anche tenendo conto del trasporto solido di fondo e del trasporto di materiale galleggiante. Questo significa che nel momento in cui avviene la progettazione è necessario, per dimensionare le opere idrauliche, conoscere non solo i processi idraulici, e qui mi rivolgo agli ingegneri, ma è necessario anche capire e conoscere la dinamica morfologica
geomorfologica, e qui entrano in gioco i geologi, e le potenziali sorgenti del materiale legnoso per capire come dimensionare le nostre strutture, e qui entrano in gioco i forestali. Allora capite che nella progettazione di un'opera idraulica come un ponte è comunque sempre indispensabile richiedere una progettazione multidisciplinare che analizzi tutti i processi in atto, quindi non solo quelli idraulici, ma anche quelli morfologici e quelli forestali. In questo caso vi do invece delle indicazioni un po' più operative, anticipandovi che uscirà prossimamente un vademecum prodotto dagli uffici tecnici regionali che vi darà indicazioni molto specifiche su come intervenire sia sui sedimenti che sulla vegetazione. Vi anticipo solo qualcosa che già è vigente. In assenza di un programma di gestione dei sedimenti che invece dà indicazioni molto specifiche su come debbano essere gestiti i sedimenti a scala di bacino, la direttiva sedimenti di cui vi ho parlato prima stabilisce che sia possibile allontanare dei sedimenti dal corso d'acqua, ma solo in situazioni locali di accumulo. Quando, per esempio, in corrispondenza di opere trasversali o di sezioni ristrette del corso d'acqua, dove i sedimenti si depositano e dove la corrente non è in grado di trascinarli verso valle, oppure in corrispondenza dei centri abitati. Vi sottolineo però che queste operazioni di allontanamento dei sedimenti possono avvenire solo per motivate e verificate esigenze idrauliche. Ci tengo a sottolinearlo perché la presenza di una barra che possiamo vedere su un qualsiasi corso d'acqua, come abbiamo visto prima, non significa necessariamente che il corso d'acqua sia in sedimentazione, cioè che stia aumentando il livello del fondo. L'abbiamo visto in molte immagini precedenti. La presenza di una barra è una forma di fondo tipica di un corso d'acqua. Quindi, prima di intervenire asportando sedimenti da un corso d'acqua, è necessario verificare in maniera accurata che effettivamente ci troviamo in un caso di sedimentazione, cioè di cosiddetta aggradazione del fondo. E questo è un caso inequivocabile. Lo vedete ad occhio nudo, abbiamo due immagini dove è evidente in questo caso la gradazione del corso d'acqua, cioè il fatto che durante un evento alluvionale il corso d'acqua abbia depositato quantità ingenti di sedimenti. Ma non stiamo parlando di una barra o di un'isola, stiamo parlando di notevoli quantitativi di materiale che ovviamente, necessariamente, devono essere asportati. Altro aspetto è quello della gestione della vegetazione. Anche in questo caso farete riferimento a questo vademecum che uscirà prossimamente, che vi darà indicazioni molto precise, e poi in generale ne parlerete anche la settimana prossima con il dottor Varese. Vorrei solo parlarvi della vegetazione in funzione dei ponti che si trovano a valle, e vorrei solo sottolineare alcuni punti. Prima di tutto il fatto che non tutta la vegetazione che si trova a monte di un ponte può potenzialmente ad andare ad occludere le luci del ponte. Quindi, prima di tagliare raso tutta la vegetazione che abbiamo sulle sponde a monte di un attraversamento, è indispensabile fare quegli studi e quelle analisi specialistiche di cui vi ho parlato prima, perché è indispensabile individuare le potenziali sorgenti di materiale legnoso trasportabili dalla corrente. Questo perché? Perché potremmo andare a tagliare della vegetazione che invece è fondamentale per il corso d'acqua e che dà notevoli servizi, quelli che vi ho descritto prima. Da un punto di vista idraulico, la vegetazione a monte di un ponte potrebbe invece, come abbiamo visto, essere fondamentale per trattenere il materiale che arriva da monte. Quindi, prima di tagliare in maniera sconsiderata tutta la vegetazione a monte di un ponte, bisogna identificare quali sono le aree sorgenti del materiale che può essere trasportato dalla corrente. E come vedete, non solo le sponde, non solo le isole, le fasce perifluviali possono essere sorgente di detriti legnosi, ma anche i versanti instabili. Molto spesso in realtà sono i versanti instabili, cioè le frane, i versanti collegati al corso d'acqua che alimentano il corso d'acqua di materiale di detriti legnosi. Quindi bisogna fare attenzione a identificare le sorgenti. Altro aspetto che deve essere necessariamente valutato è la qualità
l'unità longitudinale del materiale trasportato, cioè bisogna semplicemente domandarsi se a monte del nostro ponte esistono delle zone di intercettazione del legname, perché se no andremo a tagliare vegetazione che invece è fondamentale per altre funzioni. Tutte queste valutazioni ci permettono quindi di stabilire qual è la probabilità di occlusione dei ponti e capire quindi come gestire in maniera appropriata la vegetazione a monte di un attraversamento in funzione di un'eventuale sua occlusione durante un evento di piena. A valle di eventi alluvionali, a gran voce sento anche molti esponenti politici dichiarare che è necessario dare agli enti locali maggiore libertà di intervento sul territorio. Ogni volta che sento questa affermazione mi chiedo se è davvero ciò di cui hanno bisogno gli enti locali. Cioè, gli enti locali veramente hanno bisogno di più libertà di intervento sul territorio? Secondo me no, perché più libertà di intervento ora significa anche inevitabilmente più responsabilità sui futuri eventi alluvionali. E credo che gli enti locali, in particolare il sindaco, abbiano già un'enorme responsabilità che è quella di gestire le attività di protezione civile durante gli eventi alluvionali. Mi sembra già una responsabilità più che sufficiente. Quindi maggiore libertà di intervento non credo che sia quello di cui necessitino gli enti locali. In realtà, a mio avviso, gli enti locali hanno bisogno di più supporto, supporto dagli enti sovraordinati che vi ho descritto prima, quindi autorità di distretto, AIPO e in particolare dagli enti regionali. Per fare ciò, per fornire questo supporto, servono risorse, risorse umane, risorse economiche, per analizzare nel dettaglio i processi a scala di bacino, per fare programmazione e pianificazione. Fino ad adesso, infatti, le analisi si sono concentrate fondamentalmente sul rischio da esondazione. I nostri comuni conoscono molto bene le fasce del piano di assetto idrogeologico, sono quelle fasce che limitano le aree esondabili e su cui sono poi stati aggiornati i PRG. Quindi il rischio da esondazione è già stato ampiamente analizzato sul nostro territorio. Ciò che manca, a mio avviso, è un'analisi più di dettaglio su altri tipi di processi, cioè sul rischio da dinamica morfologica, cioè quella legata alla naturale divagazione del corso d'acqua lateralmente e verticalmente, che va poi a interagire con le infrastrutture, e quindi la definizione anche di fasce di mobilità morfologica. Di cui si inizia a parlare nei programmi di gestione dei sedimenti e da qui l'importanza dell'attività della regione in questo senso, e poi anche il rischio da esondazione indotta, cioè l'esondazione che viene causata dall'occlusione di sezioni o di attraversamenti. E come vi ho anticipato prima, è necessario approfondire questo tema, capendo da dove sorgono, quali sono le sorgenti del materiale. E qual è la prova anticipare la probabilità di occlusione prima che accada e quindi evitare l'esondazione indotta. Un esempio molto significativo di supporto da parte degli enti sovraordinati è quello della provincia di Bolzano. Vi ho riportato questo esempio perché, seppur in piccolo, è comunque significativo. La provincia di Bolzano qualche anno fa ha deciso di obbligare tutti i propri comuni a redigere i piani delle zone del pericolo, stabilendo delle regole uguali per tutti e molto precise, andando nel dettaglio anche degli elaborati che dovevano essere prodotti, andando a identificare il grado di approfondimento tecnico per ogni comune nell'analisi dei processi. Sono stati analizzati tutti i processi, dalle valanghe alle frane ai processi idraulici, in maniera diffusa sul territorio. E questo è stato fatto in stretta collaborazione tra i comuni e tra tutti gli uffici tecnici regionali e in piena collaborazione interdisciplinare con gli uffici professionali, con gli uffici tecnici, con i professionisti che hanno poi fatto la redazione dei piani. Vi mostro qui un dettaglio di un tipologico di un piano delle zone del pericolo in un comune.
E come potete vedere, tutto il territorio comunale è mappato. Questo è fondamentale poi per la pianificazione che deve essere fatta a livello locale. Vedete che anche i corsi d'acqua più piccoli, apparentemente innocui, sono stati analizzati con diverso grado di approfondimento e anche le zone in grigio sono state analizzate. Vedete che le zone in tratteggio grigio sono state esaminate. Quindi analizzate, ma comunque non presentano pericolo. Quindi è stata un'analisi dei processi a tappeto, metro per metro. E questo trovo che sia un supporto importantissimo per gli enti locali che poi devono fare pianificazione. Altro input che voglio dare sul tema del ruolo degli enti locali è l'approccio, cioè è fondamentale, come abbiamo visto nelle slide precedenti, ragionare a scala di bacino. Ho parlato della laminazione diffusa delle piene, vi ho fatto vedere come la gestione del corso d'acqua a monte ha effetti inequivocabili sui centri abitati a valle, per cui non possiamo più permetterci di ragionare a scala puntuale, locale, solamente nel nostro territorio comunale, ma è indispensabile andare a guardare anche a monte, inevitabilmente anche a valle, quindi a scala di bacino. Uno strumento che ci viene in soccorso sono i contratti di fiume. Molti comuni hanno capito l'importanza di questo strumento e li hanno attivati in maniera autonoma. Per esempio, mi riferisco al contratto di fiume sul torrente Chisola. I comuni si sono messi d'accordo, ce ne sono quasi 20, e hanno deciso in autonomia di attivare il contratto di fiume. Perché? Perché hanno capito quanto sia fondamentale ragionare non più a scala locale, ma a scala di bacino. Il contratto di fiume, inoltre, è uno strumento importantissimo per promuovere il dialogo e il confronto non solo tra i comuni, ma anche tra gli enti sovraordinati e gli enti locali e per coinvolgere le comunità locali. Altro ruolo che a mio avviso indispensabile possono avere gli enti locali è la riduzione del consumo di suolo. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha prodotto questo report sul consumo di suolo nel 2020, che vi consiglio vivamente di leggere. L'aumento di consumo di suolo negli ultimi 7 anni ha comportato la perdita della capacità di infiltrazione delle acque di pioggia per oltre 300 milioni di metri cubi. La cementificazione dei nostri territori non è un aspetto trascurabile perché laddove avevo un prato le acque meteoriche si infiltravano e andavano a ricaricare la falda, fondamentale abbiamo visto per mitigare la siccità nei periodi estivi. Ma nel momento in cui al posto di un prato mi ritrovo una superficie cementata, un parcheggio, un centro commerciale, l'acqua non si infiltra più nel sottosuolo, ma viene fatta scorrere superficialmente e drenata e raccolta e inviata direttamente alle nostre fognature e al nostro reticolo idrico superficiale. Quindi capite che l'aumento del consumo di suolo va a caricare di portata liquida fognature e reticolo idrico, andando ad aumentare in maniera vertiginosa le portate al loro interno e quindi creando danni da allagamento non trascurabili. Altro aspetto fondamentale è la pianificazione urbanistica. Ora, qui vi ho riportato una foto che avrete visto di sicuro tutti quanti in questi giorni. Siamo a Limone Piemonte, nell'alluvione di pochi giorni fa. E ci tenevo a mostrarvi questa immagine perché ritengo che sia molto significativa per mostrare cosa la pianificazione non dovrebbe fare. In particolare, voglio farvi vedere in una foto presa da Google Street prima dell'alluvione in che condizioni erano le fondazioni del muro su cui si appoggiava, la casa in costruzione. Potete vedere ad occhio nudo che, la fondazione dei muri, di contenimento del corso d'acqua erano già ampiamente sottoescavate. Capite quindi quanto la pianificazione consapevole delle criticità e dei processi sia fondamentale per evitare futuri danni durante i futuri eventi alluvionali. Altro aspetto molto critico che vorrei affrontare con voi questa sera è il post-alluvione, cioè la ricostruzione.
Molto spesso a valle di un'alluvione chiaramente si cerca di ricostruire tutto ciò che è stato danneggiato, se possibile il più in fretta possibile. Ora, in alcuni casi è ovvio che per garantire i servizi minimi alla cittadinanza è indispensabile ricostruire, è necessario. Ci sono però delle circostanze, delle situazioni particolari in cui forse è possibile fermarsi ed analizzare un po' più in dettaglio la situazione e valutare se ricostruire esattamente nello stesso posto ed esattamente come prima che avvenisse l'alluvione è proprio la scelta più saggia e soprattutto la più economica. Allora, giustamente mi chiederete, se non ricostruisco esattamente nello stesso posto e non ricostruisco esattamente come prima, che alternative ho? A mio avviso le alternative alla ricostruzione uguale a se stessa è innanzitutto restituire spazio all'alveo dei corsi d'acqua. Cioè, laddove non ho infrastrutture, laddove non ho centri abitati, quindi in assenza di elementi reali vulnerabili, è necessario, indispensabile per ridurre il rischio a valle, restituire lo spazio che i corsi d'acqua avevano un tempo. Ormai, dopo quasi un'ora e mezza di lezione, avrete capito che i nostri corsi d'acqua non si sono allargati nel tempo, si sono ristretti e hanno quindi bisogno di molto più spazio. Quindi non gli dobbiamo dare spazio nuovo, ma restituirgli quello che avevano un tempo. Restituendo spazio ai corsi d'acqua, chiaramente favoriamo la laminazione naturale delle piene e quindi vuol dire ridurre i rischi nei centri abitati. Ciò va a braccetto, a mio avviso, con un altro aspetto, che è quello di riconoscere appropriati indennizi agli agricoltori, cioè a coloro che hanno terreni che vengono coinvolti dai processi tipici di un corso d'acqua durante un evento di piena, quindi esondazione e anche erosione delle sponde. Questo è fondamentale perché i terreni che sono poco vulnerabili, come i terreni agricoli a ridosso dei corsi d'acqua, hanno una funzione fondamentale, forniscono un servizio fondamentale alle comunità a valle, laminando le piene, permettendo di smorzare i picchi di piena e di aumentare i tempi in cui la piena arriva nei centri abitati a valle. Questo ormai credo sia un concetto che vi ho ampiamente descritto. E poi un ultimo aspetto che vorrei affrontare è l'uso di un lessico corretto. Questo ve lo dico proprio da ingegnere, nel senso che molto spesso parlando con i miei concittadini trovo che ci sia un uso improprio della terminologia quando ci si riferisce a un corso d'acqua. Sarà capitato anche a voi spesso di sentire parlare di pulizia di un corso d'acqua o di manutenzione di un corso d'acqua. Beh, lo dico e lo ripeto da ingegnere, la pulizia deve essere fatta alle fognature, le fognature vanno pulite, la manutenzione va fatta alle opere idrauliche, ma i corsi d'acqua devono semplicemente essere gestiti e possibilmente essere gestiti in maniera integrata. Quali strumenti gli enti locali hanno a disposizione? Ve li descrivo molto brevemente. La Regione Piemonte per 3 anni di fila ha promosso un bando per finanziare progetti di miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corsi d'acqua. Sono rivolti ai comuni, sia singoli che associati, proprio nell'ottica della visione a scala di bacino, ma anche dalle province e dagli enti gestori delle aree protette. È un'ottima occasione per poter attivare degli interventi che restituiscano spazio ai corsi d'acqua e che mettano in atto quella funzione di laminazione delle piene, tanto importante per ridurre il rischio dei centri abitati a valle. Altro strumento invece più rivolto alle zone agricole, è promosso dal settore agricoltura, rientra nel programma di sviluppo rurale e ci sono un paio di operazioni all'interno del PSR che riguardano e che finanziano non solo la formazione ma anche la gestione di elementi naturaliformi, intesi come fasce tampone. Avete anche dei manuali prodotti dalla Regione Piemonte, settore tutela acque, molto interessanti, dove vi descrivono
sia la realizzazione che la gestione di queste fasce tampone da realizzare lungo i canali, sia arbustive e arboree, ma anche erbacee. Vi ricordo che in un bando, tra l'altro, della Regione Piemonte sulla morfologia, sono stati finanziati anche degli interventi a lunga scala su corsi d'acqua proprio per la formazione di fasce arbustive arboree lungo un corso d'acqua. Mi pare il Tiglione, se non sbaglio. Progetto interessante, e quindi vedete come i due aspetti, morfologia e vegetazione, vadano a braccetto, come vi ho spiegato questa sera. Infine vorrei mostrarvi alcuni video di progetti di riqualificazione fluviale che hanno vinto il premio al convegno del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale del 2018. Appena possibile, poi ve li faremo vedere se avanza tempo. Uno riguarda il Rio Mareta in provincia di Bolzano e un altro il comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in Veneto. Infine, volevo solo segnalarvi una videoanimazione realizzata nell'ambito di un progetto europeo ai MOCERS sulla gestione proprio dei sedimenti. Questo video è stato realizzato con il coordinamento del CIRF, contiene in forma di animazione tutti i temi di cui abbiamo parlato questa sera e quindi come possiamo migliorare la gestione dei nostri corsi d'acqua e quali sono gli errori che abbiamo commesso e che a volte continuiamo a commettere. Credo che sia un ottimo strumento divulgativo che possiamo usare nelle nostre comunità per diffondere una corretta gestione dei corsi d'acqua. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottoressa Dan per questa lezione, sono stati molto attenti i partecipanti di oggi, quindi siamo molto contenti. Io rinnovo l'invito a fare delle domande, quindi scriverci utilizzando il box chat oppure prenotandovi per un intervento a voce. E intanto chiedo alle colleghe se possono proiettare i video come d'accordo con la dottoressa Elena Dan. Grazie. Provincia di Bolzano, dove abbiamo così poco spazio per vivere, è una lotta continua per le aree, qui tra agricoltura, infrastrutture e sviluppo urbanistico rimane poco per la natura. La riqualificazione ambientale nella strategia della provincia di Bolzano è già attuata da diversi anni. Dobbiamo adesso seguire quello che ci indicano le direttive, soprattutto la direttiva europea, di gestire in primo luogo i corsi d'acqua in modo tale da non peggiorarli e in secondo luogo cercare di riqualificare i corsi d'acqua che sono stati classificati come scadenti. Sì, è importante non lasciare la riqualificazione al caso. Bisogna avere un sistema, bisogna avere una strategia, bisogna avere proprio non solo progetti ma programmi. E con questo programma di gestione di questi ambienti fluviali abbiamo prima individuato le necessità di intervento, sono tantissime, abbiamo individuato più di, credo, 500 possibili interventi e di questi 500 interventi ne abbiamo già realizzati 180, abbiamo già realizzato un buon numero. Ecco, il progetto della riqualificazione Rio Mareta è uno dei più grandi progetti finora realizzato in Alto Adige. È veramente un progetto molto interessante perché siamo riusciti ad allargare il fiume sistemato dopo queste escavazioni di ghiaia negli anni 70. E questa ghiaia finiva dentro la costruzione dell'autostrada del Brennero e soprattutto nel viadotto sopra Colesarco. Questa estrazione di ghiaia per il fiume comportava l'incisione mediamente oltre
8 metri dell'alveo e praticamente della larghezza originale, che era intorno ai 300 metri, a un restringimento a 30-40 metri. E questo progetto, iniziato nel 2008 e compiuto nel 2010, comprende il Rio Mareta nella zona di Vipiteno, dove siamo riusciti ad allargare il letto dell'alveo. Questa riqualificazione è focalizzata soprattutto a dare spazio al fiume per poter muoversi, per poter sviluppare di nuovo questi habitat rari per l'Ontaneto e queste zone dove il fiume si può muovere, e questa dinamica è proprio la caratteristica di un fiume vivace e importante. Il risultato migliore fino adesso è stato quello della continuità. Sulla continuità abbiamo lavorato adesso da tanti anni e vediamo dei risultati concreti e vediamo quanto è importante avere diversi chilometri di fiume che sono collegati tra di loro, in modo che la migrazione in tutti i sensi, sia dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, possa avvenire. Grazie intanto alla nostra regia per questo primo video che è stato proiettato. Chiedo se ci sono altre domande prima di proiettare anche il secondo video. Allora, sì, vedo delle domande. Quindi, perfetto, grazie. Allora, le leggo le domande che sono arrivate intanto dai nostri partecipanti. Volentieri. Allora, Francesco Pino ci scrive: grazie per la presentazione, sia per interesse che per dovere seguo questi spunti. Nel mio comune, Ferrere, in provincia di Asti, abbiamo l'esigenza ogni 5-10 anni di rimuovere sedimenti che riducono l'altezza dell'alveo dei rii che attraversano il paese. Mancano i soldi, per i piccoli comuni 20.000 euro o più sono spendibili una tantum. Inoltre dovremmo controllare lo stato d'usura dei ponti. A quali figure autorevoli riferirsi? Vi è la possibilità di ottenere agevolazioni a livello provinciale o regionale? E questo allora, era Pino Federico, assessore di Ferrere, prego. Sì, allora, per quanto riguarda gli aspetti più amministrativi, vi preannuncio intanto che, come vi ho già detto, uscirà questo vademecum prodotto proprio dagli uffici tecnici, e secondo me questa è la cosa fondamentale, dagli uffici tecnici regionali che si sono impegnati in questo documento, secondo me fondamentale per gli enti locali, perché fornisce indicazioni molto più specifiche di quello che posso dare io questa sera proprio sulle procedure, e quindi so che contengono non solo cosa si può fare, come deve essere fatto, ma anche aspetti più strettamente economici, ma anche i contatti, quindi aumenta la trasparenza che a volte manca agli enti locali per contattare gli uffici giusti e gli enti competenti proprio in merito a sedimenti o vegetazione. Quindi in tal senso io vi rimando a questo documento, che di sicuro sarà molto preciso, specifico e prodotto dagli stessi uffici che poi autorizzano questi stessi interventi, perché vi ricordo che asportare sedimenti, come tagliare vegetazione, proprio per tutte le cose che vi ho raccontato questa sera, devono essere regolamentati, cioè non è possibile che sia lasciato al comune la decisione di interventi così impattanti sul corso d'acqua visto nella sua interezza. E quindi per quanto possa sembrare a volte più complicato, è a mio avviso indispensabile che questi interventi siano regolamentati e
autorizzati e quindi hanno bisogno di autorizzazioni idrauliche. Ci sono gli uffici competenti della regione che si occupano di autorizzazioni idrauliche e in questo vademecum, che dovrebbe uscire veramente a breve, troverete proprio tutte le indicazioni telefoniche per contattarli e per avere delucidazioni molto specifiche anche sul caso specifico del vostro territorio, perché vi ricordo che gli uffici regionali sono distribuiti su tutto il territorio e quindi conoscono molto bene, le dinamiche, possono fare sopralluoghi e quindi approfondire le problematiche che avete nel vostro territorio. Grazie. Anche Chiara Silvestro della Regione Piemonte ci dice che infatti occorre rivolgersi al settore tecnico regionale di ASTI, che intanto deve autorizzare l'intervento dal punto di vista idraulico e può introdurre la richiesta nei programmi regionali. Grazie. Abbiamo ancora una domanda prima dell'altro video ed è posta da Lucia Camera, consigliere comunale di Omegna. Ed è come può reagire un comune quando vengono effettuate delle opere di inserimento tubature che vanno a modificare la quota dell'alveo di un emissario di lago, rendendo più difficoltoso lo svuotamento del lago stesso? Ripetila, è molto complessa. Sì, allora come può reagire un comune quando vengono effettuate delle opere di inserimento tubature che vanno a modificare la quota dell'alveo di un emissario di lago, rendendo più difficoltoso lo svuotamento del lago stesso? Ma nel senso che l'alveo è sostituito da tubature, dovrei parlarne direttamente con l'assessore, mi hai detto, di Omegna. Non lo so, bisogna intanto andare a parlare con gli uffici tecnici. Di sicuro un'operazione di questo tipo sarà stata autorizzata anche in questo caso e quindi bisogna rivolgersi sempre agli enti sovraordinati e quindi passare dalla regione a città metropolitana. Gli uffici tecnici ci sono. Bisogna contattarli e far presente la problematica. Anche nel mio caso, mi capita costantemente nel mio lavoro di trovarmi di fronte a situazioni locali in cui è necessario attivare un dialogo con gli enti sovraordinati, perché tutti questi interventi, tra cui quello che è stato descritto, hanno bisogno di un'autorizzazione, non possono essere fatti senza un'autorizzazione. Quindi quello che posso consigliare è contattare gli uffici tecnici regionali e provinciali a tappeto in modo tale da avere risposte in merito alle autorizzazioni che questi interventi hanno ricevuto. E tra l'altro, Lucia Camera si era prenotata per un intervento a voce, quindi stiamo provando a dare la possibilità di attivare il microfono, così se vuole specificare ulteriormente qualcosa, Volentieri. se ha la possibilità di attivare il microfono, dovrebbe ora poterlo aprire. Ok, ecco. Buonasera. 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 Buonasera, sì, avete capito benissimo qual era la problematica, cioè in seguito a un inserimento di tubature più grosse, credo, nell'alveo del fiume, si è modificata la quota e inoltre durante i lavori era stata fatta una specie di autostrada a lato per far correre le autocisterne e non sono stati tolti tutti. Non è stato tolto tutto il materiale, ne è conseguito che il fondo di questo emissario è diventato più alto. In realtà succede che non scorre più bene l'acqua del lago che deve uscire da questo emissario, quindi abbiamo sempre il lago molto alto Certo. e anche l'emissario stesso va in sofferenza, cioè diventa grande, va a lambire. Siccome è incuneato all'interno della città, va a lambire le case in modo importante, va addirittura a invadere orti o esercizi, insomma, crea grossissimi problemi. Io avevo segnalato questa problematica all'amministrazione, che si è mossa anche sulla scorta di alcune denunce che sono arrivate da privati, e niente, è arrivata una ruspa mandata, io credo, dalla regione, questo è un mistero, questa cosa, ma la ruspa non ha fatto nient'altro che
come diciamo noi in alto Piemonte, spantigare, cioè praticamente distribuire. Rispalmare questi sedimenti sul fondo, dare la parvenza di aver fatto un lavoro, ma in realtà non ha asportato il materiale, e noi ci ritroviamo, oltretutto noi, la zona da cui vi chiamo è il Cusio, è il Verbano Cusio Ossola, che è stato vittima di un'alluvione mostruosa, perché noi abbiamo anche delle valli che sono praticamente franate, abbiamo problemi grossissimi, e insieme ai problemi degli altri fiumi abbiamo anche questa problematica. Ecco, niente, io come amministratore, in realtà non amministro perché sono all'opposizione, però mi interessa moltissimo le sorti della mia città. Volevo sapere, e ho saputo stasera, che dobbiamo appellarci appunto allora a questi uffici tecnici regionali, corretto? Assolutamente, cioè Ok. nel momento in cui vengono fatti degli interventi su laghi e corsi d'acqua, questi interventi danno sempre la necessità di un'autorizzazione, ci sarà stato un progetto che sarà stato autorizzato. Quindi è indispensabile, capisco che a volte e indubbiamente questa cosa dovrà migliorare e già la Regione Piemonte si è attivata in tal senso con questo vademecum di cui vi stavo parlando, ma capite che è indispensabile attivare quel sistema di comunicazione trasparente tra gli enti sovraordinati, come vi ho descritto in provincia di Bolzano, dove c'è un dialogo costante tra gli uffici tecnici provinciali e gli uffici comunali, ognuno con le sue competenze. E quindi questo lo auspico perché non è ancora realmente attuale. Io capisco che nelle proprie città, a volte lo dico io stessa, faccio fatica da professionista, non vivo da molto tempo in Piemonte, all'inizio è stato difficile capire a chi rivolgersi per determinate problematiche. A volte è un po' frustrante, me ne rendo conto, ma è indispensabile che i comuni si attivino, ma ci deve essere reciprocamente un'attivazione di un dialogo prolifico e costruttivo tra gli enti. Non devono rimanere separati, ma si devono dialogare. Chiaramente implica una necessità, come dicevo prima, di risorse che sono indispensabili e a mio avviso no, non tanto sempre e solo per realizzare opere strutturali. Quelle, da ingegnere lo dico, servono in alcuni contesti, in altri invece ciò che servirebbe maggiormente è dare agli enti sovraordinati, in particolare io parlo di province e regioni, le risorse sufficienti per essere presenti sul territorio. Il fatto che a volte ci stia questo gap è dovuto spesso, sempre direi anche, ad una mancanza di risorse, umane, economiche, e quindi quello che i comuni dovrebbero chiedere è proprio un collegamento diretto, un dialogo immediato con gli uffici. In questo forse il vademecum vi aiuterà un pochino, ma localmente credo che sia proprio questo che voi dobbiate andare a chiedere. Non tanto che vi costruiscano la scogliera, per dire, per essere molto pratici, non avere i soldi per la scogliera, per proteggere una zona che magari non è nemmeno tanto vulnerabile. Succede in molti comuni, anche in zone dove non sono presenti edifici o dove non sono presenti infrastrutture, si fa richiesta di realizzare una scogliera. Ma a mio avviso non è in quella direzione che dobbiamo andare in una direzione di dialogo, dove sia molto più facile comunicare, capire le situazioni e quindi di conseguenza trovare anche delle soluzioni in breve tempo. Grazie mille, ingegnere. Grazie. Niente. Grazie. A questo punto, se non ci sono altre domande, direi di proiettare il secondo video. Grazie.
I consorzi di bonifica nel tempo sempre più hanno cambiato pelle per rispondere alle esigenze che arrivano dal territorio che governano, che riguardano sia la sicurezza idraulica ma anche a interventi ambientali di valore. Gli enti locali, principalmente i comuni, chiedono aiuto ai consorzi, in particolare al Consorzio Acque Risorgive per la conformazione del suo territorio, per avere interventi che mettano in sicurezza sì il territorio dal punto di vista idraulico, ma che però arrivino anche a dare una valenza ambientale alle loro iniziative. E questo va nella direzione di interventi sempre più integrati, quindi ambiente e sicurezza idraulica, che devono avere un unico scopo, che è quello di migliorare il territorio in cui vivono le persone del nostro comprensorio. A partire dagli anni 2000 i consorzi di bonifica Sinistra Medio Brenta e Desessile, poi confluiti in Acque Risorgive, hanno cominciato i primi interventi di riqualificazione fluviale nel nostro territorio, nell'ambito del progetto di disinquinamento della laguna di Venezia promosso dalla Regione Veneto. Oggi abbiamo circa 158 ettari di aree umide, 65 ettari di boschi irrigui, 14 chilometri di fasce tampone e circa 42 chilometri complessivi di canali rigenerati. Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario fare un cambio culturale all'interno della struttura, sia in termini di programmazione che proprio di approccio alla gestione e alla progettazione dei corsi d'acqua. E in questo è cambiato anche la manutenzione del corso d'acqua, che ha portato a cercare di mantenere la vegetazione in alveo per aumentare l'ecosistema e la biodiversità all'interno dei corsi d'acqua. Il principale obiettivo di questi interventi è quello di abbattere i nutrienti all'interno dei corsi d'acqua che poi sversano in laguna di Venezia. E per fare questo abbiamo cercato di migliorare l'ecosistema del corso d'acqua, generando un nuovo equilibrio e una maggiore biodiversità. Per far questo abbiamo dovuto dare spazio all'acqua e di conseguenza creare bacini di invaso diffusi e veri e propri bacini di laminazione, con un evidente beneficio anche dal punto di vista idraulico per l'ambito urbano afferente e prossimo a questi corsi d'acqua. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande in chat o altre mani alzate prenotate, io chiedo all'ingegnere Elena Dan se vuole aggiungere ancora qualcosa. Io la ringrazio per oggi. Grazie a voi dell'invito. Sono contenta ci sia stato il tempo di vedere anche gli ultimi video. Credo che in due contesti molto diversi, uno di montagna in provincia di Bolzano e uno in pianura, in zona agricola, avete visto tutti i temi fondamentalmente di cui vi ho parlato questa sera. E quindi un brevissimo riassunto di cosa vuol dire gestione integrata e di quanto sia necessaria, indispensabile per conciliare sicurezza idraulica e qualità ambientale. Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie a voi per oggi e allora a questo punto vi diamo appuntamento per la prossima settimana, il prossimo incontro nell'ambito del progetto della città metropolitana di Torino. Si terrà quindi giovedì 22 ottobre dalle ore 18 con una lezione sui vantaggi di una corretta gestione della vegetazione fluviale e perifluviale per le comunità locali. Vi invitiamo ad iscrivervi. Trovate tutti i link comunque sul sito di ANCI Piemonte di Città Metropolitana di Torino. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, ringrazio la nostra docente di oggi e vi auguro una buona serata.
Grazie. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona serata.